Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia con il nostro notiziario provinciale di martedì 21 gennaio 2014, cura dalla redazione di Telenicosia. Troina rapinata anziana, due donne fingendosi medici, simulando una visita per far ottenere all'anziana donna l'indennità di accompagnamento, hanno asportato dall'appartamento dell'anziana denaro e gioielli. I carabinieri stanno conducendo l'indagine per individuare le persone che hanno perpetrato il furto. Nicosia, lato rifiuti, non rinnova il comando ai 10 lavoratori comunali. L'amministrazione comunale aveva prolungato il provvedimento fino al 31 gennaio 2014 con un'apposita delibera che a quanto pare non è stata ricevuta dall'ente gestore dei rifiuti. In una precedente delibera i lavoratori erano stati comandati al lato fino al 15 gennaio in attesa che l'assessorato regionale all'energia firmasse il decreto di approvazione del piano di raccolta rifiuti che di fatto riporterà la gestione al comune di Nicosia con la nascita dell'ARO. Missoria, il comune ha avviato un progetto di formazione e lavoro per 6 disoccupati compresi tra i 20 e i 30 anni. Questa iniziativa può far acquisire agli stessi le conoscenze e le tecniche di produzione orticola in modo da avviarli verso nuovi orizzonti lavorativi. Il corso di formazione, della durata di 9 mesi, prevede per i soggetti partecipanti un compenso. Leonforte, per i disoccupati sono in arrivo i cantieri di servizio destinati a coloro i quali erano già nell'elenco negli anni passati. L'anno scorso hanno partecipato 207 famiglie. I termini sono piuttosto perentori, gli interessati devono fare domanda entro il 24 gennaio a mezzogiorno. L'avvio del cantiere è subordinato alla concessione del finanziamento da parte della Regione. Nicosia, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha sospeso lo sfratto di una famiglia nicosiana composta da due coniugi e da una bambina in tenera età. La Corte ha sospeso lo sfratto esecutivo del giudice civile di Nicosia dopo che l'avvocato della coppia sfrattata, Filippo Giacobbe, aveva eccepito la mancanza di presupposti per la revoca del comodato d'uso gratuito che il nonno paterno aveva concesso al figlio e alla sua famiglia. Palermo, si è discusso tra i vertici dell'ACO N1, i liquidatori, sindacati e il direttore del Dipartimento Acqua e Rifiuti, Marco Lupo, della situazione degli stipendi arretrati da pagare ai dipendenti dell'ente in liquidazione. 13 comuni sarebbero morosi e per questo subiranno una decurtazione dai trasferimenti regionali. Discusso anche il transito dei dipendenti alla SRR e alle ARO per salvaguardare i posti di lavoro. Ed anche per oggi abbiamo concluso con il nostro notiziario provinciale. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.telenicosia.it. Vi lascio i nostri email, redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.